Il cacio brigante è ufficialmente un prodotto commerciabile, un prodotto che ha radici storiche, che naturalmente nasce a Monte San Giacomo. Gli organizzatori e coloro che hanno voluto che diventasse tale hanno fatto una ricerca storica e fanno questo prodotto proprio nei modi tradizionali, non soltanto culinaria ma anche storia e arte, nella presentazione dell'evento che si è tenuta a Padula. Sindaco accetta storia, gastronomia, cultura tutti insieme per un prodotto di eccellenza di Monte San Giacomo e del Vallo di Diano. È vero, con questo riconoscimento che si è voluto assegnare al prodotto cacio brigante, come è stato chiamato, si racchiude effettivamente un po' la storia del nostro territorio, soprattutto il territorio di Monte San Giacomo, insomma, una storia fatta di pastorizia legata anche a dei luoghi importanti che poi piano piano nel tempo stiamo cercando anche di valorizzare dal punto di vista turistico. Però quello che è importante è che il prodotto, grazie all'Associazione Briganti e Cacio, il prodotto è il riconoscimento oggi anche da un punto di vista, se vogliamo, di un prodotto tipico a livello regionale. Il prodotto ha messo insieme una serie di attività che possono non solo valorizzare il prodotto stesso ma il territorio. Presidente, l'associazione raggiunge un altro importante traguardo, non soltanto poi culinaria, dicevamo prima, ma anche storia, anche cultura, tutti insieme per raggiungere, per andare dove? Qual è il vostro obiettivo? Sicuramente è condivisione, cioè l'aspetto importante, l'esperienza positiva di questi anni è stata proprio questo dialogo con le istituzioni, con gli enti, che insieme a noi hanno portato avanti un percorso importante, non facile, complicato, però insieme, quando l'obiettivo è chiaro e quindi è condiviso, le cose si fanno. Cacio Brigante è, diciamo, un processo che parte dalla nostra storia, dalla raccolta, diciamo, di esperienze passate, per cui i nostri pastori ci hanno raccontato momenti della loro vita, i luoghi dove questi formaggi venivano prodotti, e da quel punto in poi è partita un'idea, una sperimentazione e quindi un processo che ci ha portato poi a realizzare questo prodotto, ad ottenere l'iscrizione nei prodotti tradizionali regionali, autorizzazioni sanitarie e quindi a questo, diciamo, obiettivo che era la commercializzazione di questo prodotto. Enzo D'Arco, si ricomincia di nuovo sul sipario, anche se con te il sipario è sempre alzato. Qual è l'appuntamento per Monte San Giacomo? Quest'anno c'è il nuovo spettacolo, c'è la nuova versione dello spettacolo serale, ovvero la Controra del Brigante. Questo spettacolo particolare che avverrà su un prato verde alle falde del Monte Cervati, con due affacci a destra e a sinistra spettacolari, due vedute, due scorci di questo monte meraviglioso, e uno spettacolo che proverà come al solito a ribadire alcuni concetti, il senso di appartenenza, ribadire il valore di provare a rallentare e provare a capire dove stiamo andando e dove vogliamo andare, ma soprattutto provando a farlo attraverso i valori che i nostri avi hanno combattuto e sudato e gettato sangue per poterceli trasferire, e noi sembra che li abbiamo dimenticati, forse voluti forzatamente dimenticare. Credo che sia giunto il momento di riappropriarcene, di far nostro tutto questo bagaglio culturale e di provare a passarlo soprattutto alle nuove generazioni. Uno spettacolo che al suo interno presenterà tante altre cose particolari, sorprese e quant'altro, e al termine anche la cena alla Casa del Peraino. Invitiamo a venire, a seguirci e ad essere presenti realmente, mai soltanto virtualmente.